Andiamo? Beppe Grillo ha detto: dire no oggi a proposito del governo è la più pura, la più alta forma di politica. Ma quanto può durare? Ma adesso non so se avete notato che l'ordine di scuderia dei renziani è: chiunque va in televisione dei renziani devi dire noi diciamo sempre no. Attenzione. Se parliamo anche di punti del programma del Partito Democratico, cioè di riduzione, anzi di abolizione del programma F-35, diciamo sì, di ritiro delle truppe dall'Afghanistan, diciamo sì, di reddito di cittadinanza, diciamo sì, di una legge anticorruzione, di una legge sul conflitto di interessi, io sono proposte del PD, diciamo sì, stra sì, le firmiamo, le votiamo e facciamo 10 capriole. Se invece si tratta di fare favori alla mafia, far finta di modificare la Costituzione in un paese che appunto non ha una legge anticorruzione, ha un vulnus legislativo in materia di conflitto di interessi, ha una legge elettorale che ha gli identici vizi incostituzionali del Porcellum, ha una pericolosa deriva autoritaria data anche da una corruzione dilagante e da una mafia ancora presente che continua a uccidere bambini, non avere il bicameralismo significa non avere una forma di difesa contro leggi porcate come l'Oto Alfano che sono passate in 19 giorni. Tutto qua? Grazie. Una battuta, non puoi... Anche io sono stato troppo lungo? No, va benissimo. Non mi tagliare. La vuoi fare più breve? Mai. Ok, per assoluta correttezza, visto che... Mai. Un pochino più corto? No, perché mi tagliate sempre. No. Non avevo capito che erano pochi secondi. No, hai detto una battuta, credevo avessi... Quando vuoi. La politica del dire no è la più alta e la più pura in questo momento, secondo Beppe Grillo, ma quanto può durare questa? Ma è sicuro, non lo so, oggi l'ordine dei renziani è quello di dire in televisione noi diciamo sempre no. Non è vero, cioè i cittadini, è una menzogna. Se si tratta di abolire gli F-35, ritornare dall'Afghanistan, il reddito di cittadinanza, una legge anticorruzione, una legge sul conflitto di interessi, ho tirato fuori poche proposte che stavano tutte nel programma del Partito Democratico prima delle elezioni di febbraio, noi diciamo sì, firmiamo qualsiasi legge, la votiamo in aula e facciamo 10 caprioli. Se si tratta di supportare la mafia, la corruzione, a scendere a patti con Berlusconi, il no è l'obbligo. Grazie. Alessandro, posso chiedere il tuo consiglio? No. Mi devi perdonare, però ho cambiato il numero apposta, passato attraverso l'ufficio comunicazione della Camera. Allora è vero che dite sempre di no, però. Sì, sì. Chiedimi, se la domanda è carina sarebbe, ma dite sempre no a tutto? Io risponderei no. Ok, dai. Grazie. Fatemi salutare.